infrastructure manager, un ruolo particolarmente delicato in una infrastruttura di ricerca perché ha un ruolo di tipo trasversale prevalentemente, quindi ha una visione un po' di tutti quelli che sono i cosiddetti VPI, i vari work package del progetto, ma anche una visione soprattutto verso la parte decisionale e verso l'esterno. Infatti, il ruolo principale di un infrastructure manager è proprio quello di generare un piano strategico attraverso lo Strategic Management Committee, fatto da persone del progetto e anche qualche esterno, e poi soprattutto il piano di sostenibilità, che è proprio quello che sarà dopo la conclusione del progetto, la continuazione dell'open cloud che stiamo costruendo. Tutto questo ci verrà supportato anche da un altro organismo di aiuto, di supporto, che è lo Stakeholder Advisory Board, costituito questo invece da persone prevalentemente esterne, dove ci andranno proprio a dare dei contributi su quali sono le necessità e i bisogni, partendo dagli utilizzatori, gli user dell'infrastruttura di ricerca, Postera naturalmente, e anche tutti gli altri soggetti che ruotano attorno. È un progetto sicuramente molto sfidante per il nostro paese e abbiamo proprio l'ambizione di poter diventare in futuro un benchmark anche per gli altri paesi europei.